Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, le nostre cucine già pronte all'utilizzo, la nostra giuria già pronta a giudicare. Fiammetta Padda, giornalista enogastronomica. Riccardo Rossi con la cravatta oggi, attore, grazie. Sta dando un certo tono, e Chiara Masi, la mia food blogger preferita. È vero. E qua chi abbiamo da Roma? Antonella! Ciao! E Palmina da Bellizzi, provincia di Salerno. Sì. Che eleganza, eh? Grazie. Molto bene, prima di tutto, prima di iniziare la vera gara, c'è una provettina. La definisco così perché non vi dà punti, però chi la vince sceglie l'argomento della prova successiva, quindi impegnatevi. È una prova di manualità. Albume montato a neve. Una cosa semplice, cioè c'è da sbatterlo e farlo diventare bello montato, che è un po' la base della cucina. Avete 3 minuti di tempo per farlo. Via tempo! Avete un'espressione un po' dubbiosa su questo albume, che è stato montato con calma, quindi diciamo che non è che deve essere proprio uguale. Chi lo monta meglio, chi arriva a montarlo di più in 3 minuti, diciamo, vince la gara. Mettiamo il pizzico di sale. Riccardo, sai qual è? Ho un consiglio a casa alla Riccardo Rossi. Sì. Sapete come si fa a montare veramente bene un albume? Chiedendo l'aiuto a Simone Ruggiano. No, comprate un bello sbattitore elettrico, certo. Quello. Le fruste devono essere belle pulite, sgrassate. Sgrassate. Pizzico di sale, premete max. Mandi un sms nel frattempo, leggi anche la risposta. Allora, normalmente l'albume viene utilizzato per dare volume a tante cose, ma anche nella parte dolce, soprattutto, delle ricette. Sì. Quando ci va lo zucchero, tipo nel tiramisù, per esempio, o se si usa l'albume anziché la panna, o in tanti dolci dove l'albume e lo zucchero sono la base per gonfiare le cose, io consiglio sempre di sciogliere lo zucchero con un po' d'acqua e fare uno sciroppo di zucchero bollente. E poi si montano gli albumi versandolo a filo, così automaticamente si pastorizzano, si fa la meringa all'italiana, si chiama, diventa molto più lucida e poi non sa di uovo crudo, che non ci piace. Quindi in realtà questa prova, Simone, scusami, avendo 3 minuti entrambe e stanno facendo tutto. Si vede chi ha più olio di gomito. Chi ha più velocità vince. Sì, non solo, perché anche il movimento ci aiuta. Ah, ho capito. Sì. Ti vedo concentratissimo. Tu fai yoga, oggi facciamo aerobica. Beh, bisogna variare. Uno ha preso un bacinellone, Palmina ha scelto il recipiente più piccolo. Un'altra manciata di secondi per vedere quale dei due è più spumoso. Comunque, un po' di tecnica c'è, vedo, c'è qualcosa. Volta l'ho preparata a casa, immagino. Sì. Sì, allora. Sì, ogni tanto sì, però con la planetaria. Con la planetaria. Ho dato un consiglio ottimo. Sì. Beh. No, a me piace fare molto la frittata, per questo è stato... La frittata montata con l'albume? No, cioè, proprio sbattere le uova. Ah, invece... ma ci mette anche il tuorlo, spero. Sì, è normale. Perché adesso c'è, va molto di moda, io vedo negli alberghi dove io vivo, la mattina in alcuni alberghi ti fanno l'omelette. Allora, ora va molto di moda perché a dieta l'omelette di soli albumi. Molto, molto saporita, ne parlavo l'altro giorno con Fiammetta. 3 secondi, 2, 1, stop alle fruste! Mettetele qua sopra, vi porto direttamente il contenitore, così evito di smontarli. Ti puoi fare anche la barba, Riccardo. Questo, se vuoi. Questo, sì. Vabbè, faccio il giro giusto per... Sì. Antonella ha avuto più manualità, la frusta più veloce di Roma. Quindi sarai tu a scegliere fra gnocchi o crepe. Gnocchi. Gnocchi. Benissimo, è lo gnocco l'ingrediente principale della prova di abilità.
Le patate ce l'avete davanti, potete farci gli gnocchi a vostro gusto e piacimento. 30 secondi per fare la spesa per poi ricettare questo gnocco. Non vi scordate niente, altrimenti dopo il campanello, invece che per un aiuto dallo chef, lo dovete utilizzare per rientrare dentro. Pronti? Okay. Via il tempo! Vi lascio concentrarvi sulla vostra spesa in dispensa per 4 persone. 400 g di patate a pasta gialla vecchia, sale grosso, almeno un chilo. 6 carote pelate, uno scalogno per il fondo di cottura, un pizzico di peperoncino, 150-200 g di pesce bianco tipo rata o branzino, prezzemolo tritato, scorza di limone, qualche cappero, basta. Polpa di granchio, stop al tempo! Fuori dalla dispensa! 10 minuti per il vostro gnocco super, via! Allora. Allora. Che ci fai di bello? La menta. Menta. Menta, pecorino. Quindi fai gli gnocchi alla menta? Gnocchi, menta, pecorino, sì. Ah, tutto in pasta insieme. Sì, esatto. Molto bene. Conditi poi con gli spinaci. Conditi con gli spinaci e ortiche. Quindi c'è un mix di queste verdure. Ok. Molto buonissima, buona. Sì. Farei un mojito dopo. Qua invece... Speriamo di no. Ma sai com'è. Qua impastiamo già lo gnocco. Usi una farina di grano duro. Di grano duro rimacinato. Con uova e patate. E fai lo gnocco basic, diciamo, l'impasto classico. E come ce lo condisci poi? Con salsa di peperoni e fatta con besciamella. Una besciamella. Quindi fai fatta. Besciamella, latte, burro e farina. Sì. E poi fai il fondo con la cipolla? Con la cipolla ci soffriggo un po' di polpa di granchio. E condisco e salsa, con questo, sì, con la peperoni. Magari mentre poi ha impastato gli gnocchi, io consiglio di mettere subito la cipolla, perché comunque in 10 minuti lei va da sola. Serve una mezz'oretta per quel piatto. Fidati, se... lo dico perché ricordiamo che hanno un aiuto. Vabbè, ricordiamolo, ma non è, magari non è di preparare la bechamel, tu non lo so, Ma l'hai visto che manualità avevano per montare l'albume, sì, prima? Visto, lo stesso farà per fare lo gnocco. Va bene. Allora, io sto già impastando qui. Io sto facendo adesso una fontana. Allora con... la menta non va nell'impasto. No, 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 va anche nell'impasto. Adesso la sto facendo soffriggere un pochettino, scaldare più che altro. Senti, senza che tu suoni il campanello. Sì. Giuria, avete visto che bella che è la nuova scenografia, quella dietro là? Quella laggiù in fondo, in fondo, sì, in fondo. Quelle bianche e rosse? Sì. Quegli scaffali con la sedia. L'hai visto? Vai, ora puoi girarti. I paccheroni? Sì. Belli, hanno dato pure tu? Sì, sì, perché prima... No, tanti. No, perché erano... C'erano... volate delle bellicine di scalogno, ma perché erano andate da sole dentro. Ah. Bene, allora, stiamo un po' nella vostra vita personale, non solo di cucina. Tu so che hai un cane al quale cambi nome a seconda dell'umore. Sì, è vero. Spiegamela perché non l'ho capito. Il cane è in cura. Il cane è in cura per questo fatto. No, diciamo perché, in effetti. No. Allora, come si chiama? Allora, il mio cane si chiama Tazio. Si chiama Tazio. Come Tazio Nuvolari. Ok. Intanto, mentre ti faccio queste domande, sì, tu concentrati in lavoro. Sì, assolutamente. Bene. E quando mi fa arrabbiare diventa uno strazio. E quando invece è dolcissimo diventa un topazio. Cioè, è geniale questa cosa. È geniale. Yeah. Cioè, lei ha conservato le vocali. Lei ha conservato le vocali, ha comprato delle consonanti. Quindi il cane. Quello comunque viene. Povero cane che non capisce. Scusa, ma ti posso dire una cosa di Paperino? Sì, sì. Allora, in Paperino c'è uno dei tanti episodi dove ci sono molte rime. E tra queste c'è questa. Quando un topo appare sazio, noi diciamo che è un topazio. Beh, chi non la ricorda? Chi non la ricorda? Quando un topo appare sazio, sazio noi diciamo che è un topazio. Ma Paperino, Donald Duck. Non l'ha capito. Sì, non l'ha capito, non ride. Non ride. Non... No, ma io... Non ti fa ridere. No, no, era proprio che ti vedevo con Paperino in mano. Che... Non ti... Ma io non pensavo... hai capito. Cioè, Fiammetta la identifico con una bajou molto, molto ricercata, luce soffusa, un bicchiere di cognac davanti. E poi io e Paperino poi... davanti. Su un trono rosso che legge, se che legge preferisci che gli errori dei grandi chef francesi. Ma è il bello di questo. Nostro programma è che... Ecco.
Te l'avevo detto. Lì, Denè. La mia ricetta. Te l'avevo detto. Che hai fatto? No. Ho bisogno di un aiuto per la salsa. Sì, anche un'impresa di pulizie, penso. Sì, lo so. Allora, la salsa, che dobbiamo fare? Allora, tritare gli spinaci insieme ad un cucchiaino di ortiche. Che sarebbero queste? Sì. Ok. Un po' d'olio dentro? Un po' d'olio. E anche un pochettino di quest'olio che è rimasto, giusto quel poco che è rimasto lì. Palmina, tutto a posto lì? Sì, tutto a posto. Il gnocco è pronto? Siamo a metà gara, eh? Quante ne metto di ortiche? Un cucchiaino. Un cucchiaino? Sì. Ortiche? Ortiche. Ortiche, ortiche. Quella che punge? No, quella che pungeva. Poi se è sbollentata, raffreddata, essiccata e tritata, viene così. Mentre se poi a volte discute in casa col marito... O mi divido un po' di qua, un po' di là. Te l'avevo detto, sì. Arrivo, no, arrivo. Mi serve un po' di farina. Arrivo, arrivo, arrivo. Che bello essere chiamato da così tante donne insieme, eh? Nello stesso momento. Dove hai nascosto il mix? Eccolo qua. No, alle mani. Ma dicevo, quando litiga in casa col marito, glielo fa con l'ortica senza svolentarla, capito? Stai da po'. Allora, la vuoi cremosa o aggiungiamo un pochino d'acqua e la allentiamo un po'? Aggiungiamo un po' di acqua, sì, solo che deve servire come... Ti do una mano io lì a quel mini beamer? Come letto per... Così tu vai a aiutare lei? Beh, vieni Riccardo, vieni. Ma tanto sei solo mini beamer, porca miseria. C'è la farina. Così io mi sfogo. Riccardo Rossi al mini beamer! Ma certo! Farina. Farina? Un grande desiderio. Ah, era solo quello? Tu hai fatto con la farina? Sì. Facciamo finta di non aver sentito il campanello, va? Va, che era finita. Allora, sottolinea la nostra giuria che Palmina aveva finito la farina. Sì. Gliel'ho passata senza... Non gli prendiamo l'aiuto, dai. Ti bastava questo? Sì, sì. Qua stiamo rosolando in un fondo di cipolla e olio, o burro, no, burro. Cipolla e burro, la polpa di granchio con... Cosa hai messo di spezie? Noce moscata. Noce moscata. Bene, ora vi lascio un attimo fare il piatto perché devo fare il mio. Perché se no lo lasciamo a metà, avete fatto la spesa a casa e poi che facciamo? Allora, le patate le cuocete con la buccia in forno sotto il sale grosso. Le bucate con un pizzicadenti, quando saranno soffici al centro, le pelate e le schiacciate subito. E le impastate con un po' di farina. Cuocendole in forno hanno bisogno di molta meno farina rispetto a quando si fanno bollite. E preparate lo gnocco. Le carote le fate bollire, le schiacciate insieme alle patate, così lo gnocchietto diventerà arancione. Molto delicato e già saporito di suo. Fondo di scalogno tritato finissimo, stufato a fiamma bassa con l'olio, il peperoncino e si aggiunge per 2 minuti la polpa del pesce tagliata a pezzettini piccolissimi, il prezzemolo tritato e le zeste di limone grattugiate. I capperini dissalati solo alla fine, si salta lo gnocco per 1 minuto soltanto e si serve molto in guazzetto, un po' liquido. 3 minuti, io butterei gli gnocchi fossi in voi. Riccardo Rossi ha fatto una crema di spinaci che veramente... Da 600 watt la definirei, esatto. Un applauso. Allora, sì. Riassunto un attimo per la mia giuria che l'ho fatta un po' distrarre. Qua abbiamo fatto uno gnocco di patate classico, dove poi però all'impasto abbiamo aggiunto un piccolo fondo di cottura, addirittura non solo tritato, di menta, scalogno. Scalogno, scusami, mi ero persa. Vai tranquilla. Pecorino. E pecorino. E abbiamo, cioè il pecorino non l'abbiamo cotto. Ah no, pensavo negli gnocchi. Ovviamente, dicessi, e abbiamo fatto lo gnocco bello saporito con i rametti di menta all'interno. Questo togliamolo. A parte Riccardo Rossi ha frullato degli spinaci sbollentati con dell'ortica secca, un po' di extravergine, un pizzico di sale, che sarà la crema che lega il tutto. Questo per quanto riguarda Antonella, che sta tagliando gli gnocchi piuttosto grandi. Mentre di qua abbiamo preparato una salsa fatta con burro, cipolla tritata, la polpa di granchio, che comunque è già cotta, ma la stiamo rirosolando e profumando con la noce moscata. Buttate la pasta, il sale e l'acqua non c'è, vi ricordo. Qua invece Palmina ha preparato degli gnocchi più basic, cioè bianchi, l'impasto classico, con uova, farina e l'impasto delle patate. Ha preparato un fondo di cottura che vi ho detto con la polpa di granchio, al quale ha aggiunto adesso una sorta di passata di peperoni. Peperone cotto e frullato. Doveva fare una besciamella, ma mi sa che il tempo non ci ha aiutato. E quindi la facciamo istantanea, per esempio girandola anche con una frusta così... T'aiuto io, va. Ok, grazie. Perché ha aggiunto quindi direttamente un po' di farina
a quello che era la base di pesce col burro e il latte. Alla fine si può riuscire lo stesso. Magari la farina tostandola viene meglio, però l'effetto elegante ce lo dovrebbe avere. Lo gnocchetto è molto molto più piccolo rispetto all'altro, quindi facilità nella cottura adesso, perché mancano pochi secondi. Avete assaggiato la salsa? Sale, pepe? Io di là un po' di sale l'ho messo, ma... Era poco. Allora, il tempo è finito. Quindi vi consiglio di girarvi all'indietro, scegliere uno dei nostri plateau e mettere il tutto all'interno. Scivolando, ho lasciato cadere un po' di impasto a terra. Non c'è problemi. Però mi serve il piatto pronto. Sì. E quello potrebbe essere un problema. Dai, dai, dai! Effettivamente lo gnocco è impegnativo da preparare e ricettare in 10 minuti, però è il bello del nostro gioco, perché a casa è quello, bene o male, il tempo che si dedica alla ricetta. Non volevo essere decorativa. Ti metti anche a decorarlo? La Becca ha fatto architettura, però basta, eh. Oh, Palmina, okay. Sono in tre, mangiano, ma basta l'assaggio. Ah, belli fumanti, vi invidio veramente oggi. Sì, sì, questi mi sa che li assaggio pure io. Fiammetta, lo gnocchetto di Antonella. Assaggialo in silenzio, vi do tutto il tempo. Memorizzate, Riccardo. Così te li gusti, ti concentri e basta. Sempre con me. Sì. Alla prima prova Riccardo ha anche un tocco di fame. Che ne pensate? Allora, secondo me sono molto saporiti e questo è sicuramente un bene. Mi piace l'idea di aver invertito un po', perché normalmente l'ortica o lo spinacio lo metti nell'impasto per fare magari lo gnocco verde o lo gnocco colorato. Invece qui ho usato come condimento, molto buono, fatto molto bene anche la salsina, incredibilmente. No, molto molto buono, davvero. Non dire che è buona la salsa di spinaci. Beh, io devo solo notare che non ho mai visto niente di meglio amalgamato da quando sono qui a Cuochi e Fiamme. Okay. Lo gnocco, devo dirti, è un pochino salato, sia lo gnocco che l'acqua che la salsa. Comunque saporiti. Buono, gradevole, buono. Sentiamoci, okay. Sarà guarda. Anche il pecorino, non c'è da girare niente oggi. Fiammetta. Fiammetta. L'idea è molto carina, è molto originale. Però la quantità di, vogliamo dire, condimento, salsa così, è eccessiva, perché è quasi, sono quasi immersi in un liquido. E francamente, siccome è molto originale il fatto che ci sia la menta, mi aspettavo di sentire di più la menta, se non l'ortica, che poi di suo è molto tranquilla. Molto bene. Questo è il piatto di Palmina invece, uno gnocco di pesce, quindi impasto classico, bianco, condito con una salsa di polpa di granchio profumata con la noce moscata, peperoni legati a mo' di besciamella. Questo che ne pensi? Allora, qui lo gnocco è più consistente, proprio l'impasto dello gnocco, e io preferisco in questo caso. Mi piace anche così piccolo e secondo me la salsa è molto equilibrata, nonostante il peperone avevo paura coprisse un po' il pesce, il sapore del pesce. Invece mi sembra molto equilibrata. Bella idea anche questa, secondo me. Io devo dirti che invece mi sembra un po' slegato, nel senso che il si prende i vostri termini e li fa poco, si prende poco. Sì, quello vedo, probabilmente anche dovuto alla fretta. Lo so. Però bella critica, giusta. Lo gnocco è molto tosto. È gnocco. Sì, ma diciamo che non è tradizionale, si avvicina quasi a un Malloreddus, che è una versione possibile. E mi piace molto questa crema di peperone che combina con il pesce, gli dà una nota dolce e molto originale. Addirittura si avvicina a uno gnocchetto sardo?
quasi per me, perché è molto tosto. Cioè, potrebbe essere un difetto, sì. No? Dello gnocco, però... che deve essere morbido. Però è così indietro e piccino che quasi si avvicina, cioè... Dopo li assaggiamo. Allora, buttiamo prima il piatto di palmina. Lo gnocco con polpa di granchio e crema di peperoni. Ah, prima questo? Prima questo, sì. Allora, questo devo fare così. Bene. E torniamo sullo gnocco alla menta, spinaci e ortiche di Antonella. Il primo che avete assaggiato. Bella gara, Palmina vince per un punto, 11-10. È bello così, perché un punto a fuoco e fiamme non è niente, però quel punto, quel punticino lì ti fa scegliere, ma non ora, non ora, dopo la pubblicità. Eccoci tornati in studio. Dopo due gnocchi, uno di pesce e uno di verdure, molto buoni, 11-10 ha vinto questa prova Palmina, quindi sono piaciuti entrambi, ma Palmina sceglie tra vitella o filetto di ricciola? Vitella. Vitella, ah, dal sì. Pesce passiamo alla carne. Sì. È la vitella l'ingrediente base della prova di creatività. Vitella, a fettine, è la magra. Dovete ricettarla per una prova di creatività, quindi esaltate la vostra mente. 30 secondi per fare la spesa. Pronti? Via! Qua ci abbiamo, prego, tonno, curry, quindi mi viene a mente un vitello tonnato. Qua abbiamo latte, farina e castagne. Frullate, sì. Castagne cotte. Patata, filetto d'acciuga e peperoncino. Finocchi bolliti, crema e farina di castagne, latte, limone, salvia, scalogno, pochissimi secondi rimasti, burro. Stop al tempo. Hai preso tutto? Sì. Sì? Lo spago di mia nonna. Pronti? È bello quello. 10 minuti di tempo. Via! Tu... sai già che fare, che hai scelto? Finocchi gratinati. Che fai? Finocchi gratinati. Finocchi gratinati. Ma la vitella dove la mettiamo? Nella pasta di fillo. Nella pasta fillo. Quindi la ricetta è involtino? Sì, involtino di pasta di fillo con crema di castagne. Sì? Dentro? Con, sì. Ok. Con finocchi gratinati. Ma la pasta fillo la cuoce al forno? Sì, al forno. Ma non ti conviene far prima l'involtino così ti cuoce nel forno mentre fai i finocchi in padella? E la, la vitella è molto sottile, quindi... vabbè, io ho una giacca bianca addosso, magari l'ho cucinata un po' di volte, poi te l'ho buttata lì, poi fai te. Qua invece abbiamo mischiato curry con farina di grano duro. Di semola, sì. Diciamo che è un po' dal mio ritorno del viaggio in India. Taglia portata... dall'altra parte, sì. Vedi? No, più che altro non è proprio il coltello giusto. Brava, brava. Oh. Viaggio quindi, dove? In India. E mi sono portata a casa un po' questa... Ma guarda, ti insegno una cosa, guarda, sì. Giusto per... Perché lo tagli con la buccia? Cioè, spelalo. Perché non c'è tempo. Ma come non c'è tempo? Ma si mangia la buccia? Ma vabbè, dai. Come faccio? No. E poi lo levo. Ok, grazie. Ma, cioè... Grazie. Io sai come prendo l'aglio? Lo prendo così com'è. Non è aglio, è scalogno questo. Vabbè, uguale. Sì, certo. Beh, io vado via oggi, non mi interessa niente. Allora, vedo che mi hai ascoltato. Qui. Ma la, li facciamo a freddo anche? No, no, no. Ce l'ho. Vabbè, per favore, poi me li fai, perché vorrei assaggiarli anch'io, perché mi piace come ricettina. Sì, mi devi dire il pan grattato. Il pan grattato. Allora, io ti do il pan grattato se tu inizi a fare gli involtini, ok? Vabbè, ti lascio lì. Allora... Sto cercando di grattugiare. Se sei arrabbiata che gli ho dato due ingredienti senza fargli prendere l'aiuto, ti posso dire che sì. Ti posso dare un consiglio anche a te. Certo, tipo, quello sempre, sì. Tu quando ti asciughi i capelli, passi la testa sul phon o il phon sui capelli? Ti spiego perché. Se prendi il limone e tieni ferma la grattugia, viene meglio.
Ma no, anche questa poteva essere un'idea. Va bene. Oddio. Allora, stiamo... Stare qua è tosta. Dai, stare qua però... è tosta? Sì, nel senso che... No. Nel senso che devi fare tutte le cose, non dimenticarti i passaggi, magari poi rischi di mettere due volte il sale. Vabbè. Capito? Qua, tutto lì. La giuria non mi ascolta. Palmina... Proprio è tranquillissima, che tanto l'involtino in un minuto, 30 secondi, è cotto. Io non so più che ricetta fare, ne farei una molto più semplice che fa mia mamma. Gli involtini. Quindi prendete la carne, tagliate già a fette, la mettete tra due pellicole di carta forno e la battete. Questo lo fate sempre per battere qualsiasi cosa, non si straccia la carne. Dentro ci mettete un po' di tutti quei salami, quei salumi che vi rimangono in frigorifero, o la mortadella, o un fondino di prosciutto, quindi il gambuccio, con un buon pecorino dolce magari. Mettete delle noci all'interno, arrotolate bene e chiudete o con lo spago o con uno stuzzicadenti. Poi preparate a freddo, cioè a parte, una salsa al pomodoro. Io faccio sedano, carota e cipolla. Le faccio stufare con un pochino di olio, peperoncino a piacere e uno spicchio d'aglio intero. Quando è bello ristretto, ci aggiungo gli involtini all'interno, profumo con un po' di cumino, metto il coperchio e faccio sobbollire piano piano. E alla fine, a piacere, sono buoni anche ripassati con un pochino di pecorino grattugiato sopra, quello romano. Piatti di quando ero piccolo. Bene, iniziamo a fare gli involtini. Oh, i finocchi stanno gratinando. Io ti voglio spiegare perché non seguono il consiglio dello chef. Tutti vogliono avere lo chef in casa, ora hanno lo chef davanti. In studio. Perché non lo seguono? No, ma io infatti non volevo stravolgere la ricetta, però facendo due conti dico, benissimo, se devo fare una salsa, se devo fare la mia ricetta che ho dato, devo fare gli involtini e la salsa al pomodoro, di certo non faccio prima gli involtini. Metto giù il fondo di cottura, mentre cuoce comincio a tagliarmi il formaggio e la carne. Poi butto il pomodoro, mentre si restringe, arrotolo e chiudo gli involtini. Appena ho finito gli involtini è pronta la salsa e vado. Altrimenti è un processo inverso, lì non bisogna essere per forza chef, è solo logica. L'utilizzazione logica del tempo. Magari, certo, non avete le telecamere a casa e quindi questo lo dico. E l'ha appena infornato, perfetto, chiuso a pacchettino. Perfetto, ha fatto un involtone quindi. Ha fatto un involtone, proprio un pacchetto. Bene, e torno là? Sì. Allora, mentre Palmina aggiunge i pomodori ai finocchi che ha fatto gratinare con olio e pangrattato, vi dico che Palmina sarà una sfoglina di quelle brave, perché vuole aprire un negozio di pasta fresca. Pasta fresca, oppure tavola calda. Mm. Anche se ho varie passioni. Tipo, dimmele. Amo anche guidare molto il camion. No, aspetta, cioè, fra fare un raviolino sull'unghia e guidare il camion c'è una bella differenza. Invece l'ho guidato pure. Hai guidato? Sì. Dimmi. Hai la patente D? No, mi sono iscritta a scuola guida però. Cioè, ho intenzione di... Lo guidi che lo puoi guidare? Cioè, perché? Cioè, tu hai un camion così? No, oggi non prendo il coupé. No, lavoravo in una ditta di trasporti. Ah? E ho avuto lì la possibilità di imparare a guidare il camion. Beh, ma c'è un grande feeling tra cucina e camionisti, no? Esatto. Sì, c'è sempre di stato. Sì, perché dove si fermano i camionisti vuol dire che si mangia bene e si spende poco. E io lavoravo. Quello è vero, sono cresciuto da piccolo con mio babbo che mi diceva, vedi, qua mi sa che si mangia bene. No. Oh, un bel sorriso. No, qualche consiglio per usare. Quanti mixer a immersioni hai in casa? Uno, bene. Tu invece, passioni, hobbies? Hobbies. Mi piace portare le macchine in Formula 1. Come? Allora, prima di tutto, qua dentro c'è? Allora, qui dentro è una salsa tornata fatta con... Lavora. Tonno, alici. Però ho inserito anche un po' di vitella dentro. Inserisci anche un po' di fretta, perché fra 30 secondi uno dei piatti. Ecco. La carne dov'è? Già, è in forno. È in forno. Insieme alle patate. Sì. Le patate le hai messe a crudo in forno o l'hai tostata in padella? Dimmi che l'hai tostata in padella. No, perché le dovevo mettere lì dentro, ma non ho fatto in tempo. Ok. Va bene, finiamo la prossima settimana questa. Allora, questa è una sorta di rivisitazione di un vitel tonné? Sì. Ok. Vitel tonné, in questo caso, signori giudici, che voi vedete credo in maniera un po'
Come lo vedete questo vitel tonnè? Ma non questo, i libri di Moravia. Un po' retro. Un po' retro, immaginavo. Un bel po' retro. Infatti mi ero permesso di anticiparvi dicendo che questa comunque è una rivisitazione completa, è piastrata al curry e poi la salsa diventa di tonno. Hai messo anche qua il vitello? Sì. E il vitello insieme. E le patate? E le patate anche dovevano andare qui dentro. Dovrebbero, dovevano farle. No, no, ci devono andare. Ok, ti lascio così, ti velocizzi. Che fai? E ne facciamo uno anche soffitto. No, non hai capito, Palmina. È finito il tempo. Ah, è finito? Sì. Ah, non avevo capito. C'è il contatore qua davanti, te lo sto dicendo da 10 minuti. Non avevo capito. Tira fuori il pacchettino, avevi capito, su. Invece? Dai, dimmi cosa aiuto. Avevi capito. La curiosità è quella ormai. Però è bello, eh? Non avevo capito. Molto carino. Che e dai. Cosa succede? Così. Così, così lo ruoti, bon. E lui prende solo la parte gialla. Però io ho bisogno del piatto pronto. Ma è finito, Simone, a monte. E basta. Fiammetta è scandalizzata. Basta, così non si può giocare a fuoco in fiamme avanti. È disastro, un disastro. Per favore. È un disastro. Per favore, datemi il piatto. No, perdiamo di questa è la giusta punizione per non aver ascoltato lo chef. Esatto, oh. Giusto. Basta, su. Uno. Niente, niente. E due. Niente. Fiammetta non vuole giudicare. Ha detto io non giudico. Hai ragione. Ha detto lei. Sono venuti belli, dai. Ma che vuol sono dire? Ormai belli. Niente, veramente è seccatissima. Piatto di Antonella. Antonella. Una esatto, Antonella ha fatto una rivisitazione del vitel tonné profumato al curry con una salsa tonnata con dentro le patate al forno e anche lì vitella. Intanto avete tutto il tempo per pensarci, elaborare mentalmente la vostra critica. Com'è? 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 Che ne dite del piatto di Antonella? Allora, non è male secondo me. Ed è una bella rivisitazione perché il sapore effettivamente non è quello del vitello tonnato, quindi questa cosa già l'apprezzo molto. Secondo me c'è un eccesso forse di limone. Il curry sta molto bene, però c'è la buccia del limone che si sente forse un po' troppo, quindi un po' troppo acidulo. Piccatina al curry? Finito. Questo è il giudizio. Questo è il piatto, piccatina al curry. Dimmi se ti è piaciuto. Carina, buona, se... inutile il tonno. Proprio c'ho due gusti, non c'entro niente. Il tonno. Ma non, aspetta, io ho detto che è la rivisitazione, però lei non è che ha, il tema era vitel tonné. Il tema era vitello, lei ha preso spunto. Sì, 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 ho capito, ho capito. Però ti dico, mi sembra inutile l'abbinamento col tonné. Ah, ok. Col tonné, come si chiama? Ottimo l'abbinamento col tonné. Oh! Brava Fiammetta! Aprimi il cervello, queste porte chiuse, apri una per una, dimmi cosa c'entra il tonné col vitel, col curry, col piatto. C'entra e come? Cioè, l'unico problema qui è che è un po' troppo grasso, però il sapore del curry combinato con questo tonnato che ha dentro un po' di acciuga, un po' hai fatto una combinazione nord-sud, sì, sì. Siamo un'unità d'Italia, Piemonte, più siamo in tema. È molto piacevole. E poi c'è giustamente la vitella sia il nella gioco, salsa cioè. Che nella carne. Adesso piatto di Palmina. Rosti che di se patina. Volete posso scartarvi. Yes. Sta dentro della carta pacchi. Ah, ma che carino questo pacchettino. Carino, sì. Lei c'ha il camion si può dire, e c'ha i pacchi vado dietro. Così. Adesso gustare con calma. L'hai mangiato? No, mangio i pinocchi. Perché di solito fai qua è più complicato. C'è il fiocchetto, c'è il pacchetto. Vorrei mangiarlo. Scusa. Prego, Simon.
Posso? Finocchio è meglio. No? Sì, ma quindi sento qualcosa, com'è? Sento qualcosa di dolce le castagne dentro. Ah, ecco cosa, non me l'ero persa, le castagne. Molto buono, bellissima l'idea secondo me di farlo così, pochi minuti per fare una cosa creativa, esteticamente molto bella e molto buono. Questo, queste castagne dentro cambiano completamente il sapore. Molto bello. Questo non può dire che è slegato, perché più no, che il pacchettino no, infatti, con... proprio Riccardo. Questo proprio no. Questo piatto, detto anche scappa e fuggi. Come? Scappa e fuggi, visto che, ecco così, devo, ci fa capire quanto sia, come mai uno non ordina mai la vitella. Perché la vitella non sa di niente. Come la platessa. Capi? Come la platessa, sono fra sorelle. Non sono d'accordo. Comunque, la pasta fillo non mi piace perché è totalmente insipida. Invece mi è piaciuto molto il finocchio. Sì? Sì. Bene, fiammetta. Una rivisitazione eccellente della fettina di vitello, che sarebbe, diciamo, in sé piuttosto banale, tutta giocata sui toni del dolce, dove la castagna aggiunge la nota dolce, c'è il croccante del pacchettino, che è un'ottima idea, ottimo il finocchio, che è sulla stessa nota, ma rinfresca. Bene anche che sia un po' bruciacchiato. Sì, sì, sì. Ci piace. Gli dà ci una piace. Cosa in più. Votatemelo allora. Prima votiamo il piatto di Palmina, appunto. Il pacchettino di vitella alle castagne con finocchi gratinati. Guarda, che più che gratinati perché... sono saltati, sono sorte. Perché... La fine. No, perché c'è... Non è che te l'ho passato davanti perché ho capito perché beh, così faccio prima a farlo arrivare. Io adoro i finocchi fatti così. Il piatto invece, il primo che avete assaggiato, che è quello di Antonella, che ha fatto questa fettina al panata al curry con una sorta di rivisitazione della salsa tonnata. Ecco. Attenzione, è uguale che a me. 14-9 per Palmina ancora! Brava! Conduce 25-19, sono soltanto 6 punti, quindi niente di che. Allora, concentrati. Sì. Prova di decorazione, di presentazione. Muffin o pan brioche? Muffin. Muffin. Quelli che si mangiano... Sono molto belli, più buoni. Sono molto buoni. È il muffin l'ingrediente della prova di presentazione. Avete qua i muffin già cotti e tutti ingredienti da creme colorate, fiori, fiorellini, palline, frutta e pastigliaggio con vari coloranti per poter farcire, decorare e rendere belli visivamente muffin. Non li assaggeranno. 6 minuti di tempo, via la gara. Come guardare così? Hai già un'idea? Sì, sì, sì. Decorerò con il fondant. Con il fondant? E creerò un vasetto di fiori. Okay. Un vasetto di fiori? Sì. Muffin, ingrediente classico della colazione, un po' all'inglese, all'americana anche. Io ho una mia amica inglese che praticamente miscelava già le basi secche del muffin, quindi farina autolievitante usava, zucchero, zucchero a velo, vaniglia, tutti quelli che erano gli aromi, li teneva direttamente in un contenitore e poi ci aggiungeva la parte liquida, diciamo che sia latte e le uova, e cuoceva in forno. Ti stai chiedendo? Cioè, tu che fai? Perché hai già spolverato di zucchero a velo? No. Muffin decorati. No, noi facciamo decorati. Beh, quello era, diciamo, il tema della gara, se non lo facevi mi preoccupavo. Come? Con queste creme colorate. Bene. Vestiamo un po' simile torte. Simile alla torta. Simile alla torta. Non ho capito niente. Vabbè. Però mi fido di te, sì, perché per ora sei in vantaggio. Quindi certo, stai dando torto a tutti. Quindi sorprendici. È inutile dire che ci sono mille modi per poter farcire un muffin. Io amo farci una parte croccante sopra con un caramello. Quindi faccio cuocere in padella dello zucchero semolato. Meglio ancora sarebbe utilizzare l'isomalto. Adesso è abbastanza facile trovarlo in negozi che vendono prodotti da pasticceria. Quello si scioglie e crea un caramello non troppo scuro che voi lasciate raffreddare in padella. Prendete una carta forno e mettete due mestoli
paralleli alla carta forno. Così facendo, schizzando con un cucchiaio il caramello in aria, tipo a filo, lui si raffredda e passa da un mestolo alla carta forno e da un mestolo alla carta forno, creando vari filamenti che voi prendete e li ammatassate. E quello lo ponete sopra un muffin. Avrà un effetto molto brillante, sembra quasi una palla natalizia sottilissima e molto croccante. Magari farcite il muffin con una crema, svuotandolo all'interno. State guardando con occhio clinico l'utilizzo del sac à poche con le varie creme. Posso dire una cosa sul muffin? Anche quello che hai spiegato tu, no? Che è una delle ragioni per le quali le ragazze che vanno a studiare inglese aumentano un chilo al giorno. È molto pesante. È molto pesante, la colazione e il tè sono una cosa buonissima. Il detto è che in Inghilterra ci sono 3 pasti buoni al giorno, cioè la colazione 3 volte, e il resto è dimenticare. E quindi... C'è tanto burro anche dentro, molto pesante. Ma infatti adesso va di moda quello più, il cupcake, che è leggermente più piccolo del muffin. Più o meno l'impasto è simile. Io non mangio questi tipi di dolci, quindi mi trovate un po' impreparato su quello pronto. Invece pensavo... il cupcake tu lo mangi tutte le mattine, no? Insieme al cappuccino c'è cioè il cupcake. No, io non lo mangio perché io mangio 2 fette biscottate e basta. Col caffè e basta. Sono sempre a dieta, tu lo sai, per fare questo lavoro bisogna... Sei sempre a dieta? Sì, quindi è chiarito questo. Invece pensavo che a Fiammetta fosse piaciuto molto il muffin quando andava al Marymount a fare, quando stavi lì a fare le tue lezioni, no? La mattina aveva questo muffin che tu prendevi così, no? Invece no. No, bene, il muffin senz'altro, è solo che è sostanzioso, fa pasto. Ti ricordo che tu vedi Fiammetta sempre in questa veste istituzionale, sì. Ma pensa da oggi, guardala con occhio diverso perché legge Paperino e quindi è diventata più umana. Ancora più umana. Allora, sul blog ci saranno dei modi per alleggerirla un po' questa ricetta? Per alleggerirla? Non voglio le dosi, ma qualche idea. No, però ad esempio fare i muffin di riso. Ma non con la farina di riso, ma con il vero e proprio riso lessato precedentemente, dopo unito alla farina, al burro, tutto quanto. Oppure farli anche con l'olio invece che con esatto, il burro. Stavo per dire quello, sì. Usare l'olio di semi invece che usare il burro. Sì. Oppure usare un po' di yogurt per alleggerirlo. Io. Palmina ride, quindi è contenta di... Cosa sono? Non so. Che ne so? Beh, giustamente. Allora, piace molto. Allora, io sono molto. Che ne sa che sta a fa? Sì, molto. In generale. Mi piace decorare con colori vivi. Cioè, decoro. Ti posso dare un consiglio, però? Sì. Non cambiare da solo il colore delle pareti a casa, diciamo questo. Mi ha paura che tu mi faccia una cucina variopinta. Mancano 10 secondi circa. Bene. Bene, era ce l'ho fatto, bene, sarcastico? Sì, abbastanza. Cosa hai fatto? Stavo cercando di fare una rosa, ma non mi si è attaccato il fondato. Allora. No. E sarebbe... bene, ma... 4. Capo. Dai, visto che siete lì tutte impegnate, vi concedo qualche secondo in più. Palmina si sta appiccicando le dita una con l'altra. Che sta facendo, Riccardo? Perché hai urlato? No, visto che stiamo sbragando. Stiamo sbragando. Perché tu dai secondi in più. Ecco qua. Ma è finito? A questo punto. Perfetto. È orrenda. Ce la devo mettere per forza allora, lì su. Ti spiego il significato di stop al tempo. Non c'è più tempo. Ma mi dai qualcosa? Sì. Questa, ti piace questa? Sì, mi piace. Vai. Molto bene. Due generi completamente diversi. Uno minimal elegance, l'altro coloratissimo e decorato con tutto. Chissà quale sceglieranno. Boh, dopo la pubblicità. Eccoci tornati a Cuochi e Fiamme, finale infuocato appunto 25-19 per Palmina su Antonella, che hanno fatto per ultima prova un muffin super decorato. I nostri giudici stanno vagliando con occhio clinico
e iniziamo appunto con il muffin decorato di Antonella, che ha fatto una rosa di pastigliaggio di zucchero fondente. Beh, devo dire che è molto carino. Bianco e nero va sempre e ha trasformato questo dolce molto casalingo, molto familiare, in qualcosa di elegante e anche misterioso, perché non sai come lo mangerai, se lo mangerai, così, però ha tutto il suo fascino. Bene. Dunque, noi siamo esonerati dalla prova assaggio, perché questa roba qua sembra gesso, sembra gesso messo sopra, quindi dici, guarda, l'hanno messo per decorare, poi magari tocchi e vedi, sembra morbido, invece no. Quindi, però devo dire che è molto bello. Curato. Sì. Poi non so cos'è il muffin, se c'è, se non c'è, se questo è cioccolato, se è un cinturato, una gomma, capito? Una gomma, un pneumatico, non lo so. Però all'occhio lo passo ti piace. A Chiaramaci. Come decorazione ti piace? Sì. Premesso che io adoro tutto ciò che invece viene glassato, ecco, e tutto ciò che viene fatto con il fondano, con la sugar past, molto bello questo. Senti, molto curato. Fondano, sugar past. No, black and white, che non si sbaglia mai, molto bello. C'è anche questo confettino rosa dentro che sta molto bene, elegante, bello. Non si vede quasi il muffin, ma è fatto molto bene. Ok, faccio così. Fiammetta. Qui, qua, qua. È ora di merenda, magari è carnevale, non lo so, però è molto americano, molto in tema con una cosa anglosassone. Quindi è allegrissimo, molto divertente, devo dire. Con i fiorellini. Ma sì, tutto. Cioè, non ti vedo passare dal camion a questo. Cioè, non ce la posso fare. No, lei scende dal camion e offre queste ai camionisti che se la guardano. Capito? Allora, praticamente io qua sento un samba sotto, hai capito? Perché questa veramente è una cosa carnascialesca di Rio de Janeiro, hai capito? Quelli che poi muoiono ballando tutto il giorno, c'è gente che muore, hai capito, con questi muffin qui. Devo dire che tutte queste decorazioni sono tracimate. Vedi che proprio non c'è niente, fanno allegria, danno gioia, quella gioia effimera di un carnevale senza fine. Riccardo Rossi, facci l'inchino anche. Quella gioia effimera di un carnevale senza fine. Proprio questa punta tragica. Beh, dai, meno. Che non trovi le parole. È meno curato dell'altro. Però è un piatto da bambini, cioè è divertente comunque, tutto colorato, con il piatto sicuramente nero in cui risaltano di più i colori. È particolare perché la glassa, invece che metterla sopra come normalmente si fa, è messa magari attorno, quindi un po' peccato un po' per la cadente forza di gravità. Sì, esatto, un po', diciamo che è andato giù, cade un po'. Però io avrei inserito qualcosa dentro, mi viene da farlo ripieno. Sì, però allora votatemi il piatto di Antonella: il muffin black and white. Yes, anch'io sono d'accordo con questo mega voto. Fiammetta fatta pure. Perfetto. E adesso il piatto di Palmina, il qui può qua di muffin colorati. Però è carina l'idea, qui può qua, potrebbe essere davvero una... Attenzione. 15-6 per Antonella. La giuria era d'accordo. Brava. 34-31 ha vinto Antonella. Ti ha sorpassato. Col camion ti sei fatto sorpassare, Palmino. Venite con me che ce li mangiamo. Ti porti a casa il kit di Cuochi e Fiamme con tutti gli attrezzi per fare tante roselline, anche proprio dei mazzi giganteschi. Signori, io vi aspetto sempre qua, Cuochi e Fiamme, alla prossima. Sì, è giusto. Quella roba che non so che, no, quella è tossica. Sì. Una volta che sono parato, quindi non c'è più. Buono, certo. È tossica. Però è comunque una bella... Beh, adesso mi dico che è buono. Le tine, così, no. Ma qui, perché sono...
Che poi hai messo anche la senape. Sì, non l'ho attaccata proprio, vedi, poi non si può lavorare con il bianco. Ma ci hai messo la marmellata, però.